Rossini fu un genio assai precoce. Fin dalla sua prima opera, La cambiale di matrimonio, ottenne nel 1810 a Venezia un lusinghiero successo e Rossini aveva appena 18 anni. Ma Rossini non fu precoce solo nella musica. Il catalogo delle sue avventure erotiche comincia a prendere una certa consistenza fin dalla sua adolescenza, come in quello redatto da Leporello per Don Giovanni. Nel catalogo del giovanissimo Rossini si succedono figure delle più disparate estrazioni sociali. Dalla Schiccia, una donzelletta di oscuri natali, Rossini passa a un'emancipata e rinomata pittrice bolognese, Carlotta Gargalli, che era un'assoluta eccezione nel panorama accademico felsinio. Quindi è la volta di una celeberrima prima donna, Marietta Barcolini, prima interprete della Pietra del Paragone, dell'Italiano in Algeria, del Ciro in Babilonia e così via. Ma Rossini va ancora oltre e per diversi anni si lega con una delle nobildonne più in vista nella società milanese, Amelia Canziani, vedova del conte Francesco Ludovico Barbiano Belgioioso d'Este. Ognuno di questi nomi meriterebbe di essere approfondito perché ci permetterebbe di scoprire qualche sfaccettatura inedita della personalità di Rossini. Ma un incontro merita una citazione particolare, ma che dico citazione, meriterebbe lo spazio di due volumi di complessive 1226 pagine. Signori, stiamo parlando di Isabella Colbran, o Colbran che dir si voglia, ovvero della prima donna più significativa nell'esistenza e nell'arte del nostro compositore prediletto. La Colbran sarà la musa principale del genio di Rossini, ispiratrice di 10 eroine, 10 opere scritte su misura degli straordinari mezzi vocali e interpretativi della divina Isabella. Rossini la conobbe a Bologna nell'aprile del 1807. Isabella non aveva ancora debuttato in un'opera, ma aveva al suo attivo diversi concerti in Francia che l'avevano consacrata come il talento più prestigioso che si potesse trovare in Europa. La Colbran aveva 23 anni, Gioachino ne aveva appena 15 e rimase folgorato. Isabella, avvenente e maestosa nella figura, aveva tutti i requisiti per i quali Rossini aveva un debole. Quella donna impersonava quelli che lui considerava quattro valori assoluti: la musica, la bellezza, la celebrità, la ricchezza. E che vuoi di più dalla vita? Valori che al Rossini, quasi ancora un ragazzino, sembravano mete irraggiungibili e che invece di lì a poco anch'egli avrebbe conquistato. Di lì a qualche anno Isabella divenne la prima donna assoluta del Real Teatro di San Carlo di Napoli, che all'epoca era il teatro più prestigioso del mondo. E Rossini, dopo i trionfi veneziani al Teatro di San Moisè, al Teatro San Benedetto, alla Fenice, dopo i trionfi milanesi alla Scala e al Teatro Re, era atteso anche lui sulle scene del Teatro di San Carlo. Al San Carlo si riallacciano i destini di Rossini e della sua musa ispiratrice. Rossini scriverà per lei i ruoli prestigiosi di Elisabetta, regina d'Inghilterra, della maga Armida, di Desdemona, di Elcia nel Mosè in Egitto e così via. Rossini a Napoli non ha altre prospettive oltre la Colbran. E lei
che gli indica la strada da percorrere. È lei la dominatrice della sua vita artistica e che parla la sua stessa lingua. Dovrà dunque essere lei la sua compagna di vita. Rossini ha compiuto la sua scelta. Non potrà trovare mai una moglie migliore di lei. Isabella, dal canto suo, è perdutamente innamorata di lui. Dall'una e dall'altra parte i genitori tentano di dissuadere i rispettivi figli. Il padre di lei muore, amen. Padre e madre di lui raddoppiano i loro sforzi per farlo recedere dalla sua decisione. Il padre gli dice: figlio mio, tu sei uccello di campagna, non uccello di gabbia. Gioacchino scrive alla madre e l'incarica di dire a papà che so bene di essere uccello di campagna e non di gabbia, ma fategli anche osservare che come uccello di gabbia guadagnerò danari e come uccello di campagna ne spenderò. L'irreprensibile logica rossiniana ci fa supporre che il trasporto amoroso di Rossini era non poco incrementato dall'ingente patrimonio che le nozze gli avrebbero assicurato. «È la donna della mia vita», insiste con i genitori. «Da quando frequento lei, non sono più ammalato nei Paesi Bassi». La località che indica Rossini in questa lettera non è l'Olanda, ma per togliere ogni possibilità di replica ai genitori, Rossini gioca la sua ultima carta. «Per provarvi quanto ella sia di buona fede e quanta fiducia abbia nel mio cuore, vi mando due fogli di carta bollata da lei sottoscritti che vi prego di osservare religiosamente». La reliquia che Rossini invia ai genitori è l'elenco dei beni immobili, dei depositi bancari, dei gioielli e dei crediti che Isabella promette e si impegna di rilasciare in dote al marito. Tutte le sue sostanze, che anche il notaio, quando sarà sottoscritto l'atto di costituzione di dote, troverà del tutto sproporzionate a qualsivoglia dote. «Ma tant'è», dice il notaio, «se così vuole la signora». Intanto nessuno dovrà sapere del loro progetto matrimoniale. Rossini teme che qualcuno possa contrastare il suo piano. Il 16 marzo 1822, interrompendo la trasferta che da Napoli li doveva portare a Vienna, Rossini e Isabella si fermano a Castenaso, nella grande e sontuosa villa di proprietà Colbran, e nel santuario della Vergine del Pilar, che sorge proprio lì, a due passi dalla villa, si uniscono in matrimonio. Assistono alla cerimonia i celebri cantanti Andrea Nozzari, Giovanni David e Antonio Ambrosi, compagni di viaggio della coppia fino ad allora ignari di dover partecipare alla celebrazione. Il padre di Rossini annota nel suo diario: il giorno 16 di detto mese, alle ore 7 in punto, sempre di giorno, il suddetto Gioacchino Rossini si sposò nella chiesa della Beata Vergine di Castenaso con la signora Isabella Colbran, e il sacerdote che fece il matrimonio fu il signor Don Martino Amadori, parroco della parrocchia di Castenaso. Li testimoni furono il signor Luigi Cacciari e Francisco Fernandez, cameriere degli suddetti sposi. Alli 17 marzo 1822, alle ore 12, ossia mezzogiorno in punto, partirono tutti assieme alla volta di Vienna, e subito partiti, i genitori degli suddetti sposi diedero due candele di cera al custode di Maria Santissima,
a ciò li avesse subito fatto ardere avanti a detta miracolosa immagine, e ciò perché avesse assistito li suddetti nel suo lungo viaggio. Quel che avvenne dopo lo rimandiamo a una prossima volta.